Ciao, sono Silvana Zanini e sono l'esperta di Baobab per il Kenya. Oggi vi parlo di Turtle Bay Beach Resort. Questa struttura si trova sulla costa di Mombasa, a circa 110 km a nord dell'aeroporto internazionale, a 25 km a sud della famosa Malindi e a 5 km dal centro di Watamu, zona particolarmente amata dalla clientela italiana non solo per la vita notturna, ma soprattutto per i tratti di spiaggia meravigliosi che offre. La struttura Turtle Bay è fronte spiaggia ed è una struttura senza dubbio superiore alla sua categoria ufficiale, il cui plus principale è evidentemente la posizione, perché si trova sulla spiaggia ma all'interno del parco marino di Watamu, particolarmente noto perché le tartarughe vengono a deporre una volta l'anno le uova in alcuni tratti della sua spiaggia ed è proprio da questa circostanza che l'hotel prende il suo nome. È un tratto di spiaggia veramente non trascurabile, non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua estensione, perché da Turtle Bay si può vedere un'estensione della spiaggia che si estende per oltre 5 km. Quindi una situazione dal punto di vista di contatto con la natura e dal punto di vista balneare veramente, veramente unica. La struttura a prima vista manifesta in qualche tratto il leggero peso degli anni, ma sa accogliere gli ospiti in modo veramente ottimale, soprattutto per la quantità di servizi che vengono offerti e di attività che vengono proposte. Partiamo senza dubbio dalle piscine, ci sono due molto belle piscine, una riservata anche alle famiglie, alle attività di animazione, quindi decisamente più vivace, e una dedicata solo agli adulti, quindi un piccolo spazio di relax per coloro che preferiscono invece leggere un libro, bere un cocktail e restare un pochino più in silenzio a godersi, la loro pace. Offre tre ristoranti, uno di cucina completamente internazionale, una pizzeria e un terzo ristorante a pagamento e un servizio di tutto incluso hard, che quindi comprende anche gli alcolici, attivo dalle 10 alle 23, quindi massima comodità per chi si voglia godere il relax, ma anche la competitività del prezzo, evidentemente, avendo già tutte le bevande, il cibo inclusi in massima quantità. Le camere sono semplici, sicuramente, stiamo parlando di quasi 150 camere, quindi una struttura non piccola, arredate in stile probabilmente non nuovissimo, ma che offrono assolutamente tutti i comfort necessari per una buona vacanza balneare e sicuramente comfort superiori appunto alle 3 stelle superiori ufficiali che la struttura pubblica. Sono veramente numerose le attività sportive che si riescono a compiere in quest'area, chiaramente il diving, il bodyboard, il SUP che adesso va per la maggiore, il beach volley, la pallanuoto, ci sono i corsi di aerobica, quindi veramente molto molto da fare anche per chi non voglia restare semplicemente sdraiato in piscina o in spiaggia a riposare. E poi va assolutamente segnalata la possibilità di entrare in contatto con la cultura locale, perché essendo veramente vicini a Watamu e a pochissimi euro di distanza in tuk-tuk, da tutti i locali principali ci si potrà veramente sbizzarrire. A noi piacciono molto il nuovo Speedy's Bar and Restaurant, che è il vecchio comeback che chi ha frequentato a lungo Watamu sicuramente conosce, ma in direzione opposta, ad appena 3 km, si trova anche il Lighthouse, che è uno dei locali più belli dove personalmente ho visto uno dei tramonti più belli nella mia vita. Quindi Turtle Bay va bene non solo per chi si voglia riposare, ripeto, ma anche per chi abbia voglia di andare ad esplorare un pochino la vita notturna che circonda tutta l'area di Watamu. Bene, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto e lo avete trovato interessante, non dimenticatevi di mettere un like. Alla prossima!